Nell'ambito delle attività che il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia di ISPRA svolge, vi è la raccolta e l'analisi dei dati riferiti sia ai fenomeni naturali sia alle opere di riduzione del rischio idrogeologico. Nasce in questo contesto nel 2005 il progetto RENDIS, il Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo, a partire dall'attività di monitoraggio che ISPRA svolge per conto del Ministero della Transizione Ecologica, sull'attuazione di piani e dei programmi di interventi urgenti finanziati dallo stesso Ministero. Il principale obiettivo del repertorio è la formazione di un quadro unitario delle opere, delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso fra tutte le amministrazioni locali. Quindi uno strumento di dialogo e di raccordo con le amministrazioni locali, con gli enti attuatori, con le regioni, con le autorità di bacino e con i comuni. Tramite la piattaforma RENDIS è possibile accedere alle informazioni di tipo tecnico, di tipo finanziario ed attuativo dei singoli interventi. Viene fornita quindi una fotografia realistica e in costante aggiornamento della distribuzione e dello stato di attuazione delle opere, che viene condivisa, come abbiamo detto, in tempo reale fra tutte le amministrazioni che operano nella programmazione e nell'attuazione dei suddetti interventi. Stiamo parlando di 6.063 interventi per un totale di 6 miliardi e 586 milioni. Che tipo di dati contiene RENDIS? Contiene dati che riguardano le principali informazioni amministrative ed economiche dei progetti, sono dati che riguardano le caratteristiche tecniche dei tipi di dissesti e delle opere volte alla mitigazione dei dissesti stessi, sono dati che riguardano la coerenza degli interventi stessi con le finalità della difesa del suolo, cioè quindi se l'opera mitiga il rischio idrogeologico. Soprattutto sono dati che riguardano la posizione geografica degli interventi stessi, in modo tale da avere un'analisi puntuale del territorio. E infine riguardano lo stato di attuazione, cioè se l'intervento è in fase di progettazione, di realizzazione o concluso. Vediamo come funziona il database RENDIS. Partiamo dal nostro portale del Servizio Geologico d'Italia, digitiamo home page, andiamo ad accesso dati, apriamo la finestra dati geologici, scendiamo, arriviamo alla finestra rischi naturali, apriamo la finestra rischi naturali ed ecco che ci compare una finestra centrale con la scritta RENDIS. Apriamo a questo punto il link al visualizzatore tematico ed entriamo nella finestra del database RENDIS. Nella porzione centrale vi è una presentazione di che cos'è RENDIS. Andiamo immediatamente in alto a sinistra a cerca interventi. Questa finestra ci permette una selezione degli interventi sia dal punto di vista del codice identificativo, che è un codice di riferimento che usa ISPRA con le regioni, le autorità di bacino e i comuni, ma possiamo selezionare anche gli interventi per regione, per provincia, per comune, per anno di riferimento e per decreto di finanziamento. Apriamo per esempio la regione Abruzzo, provincia di Chieti, la prima che ci viene, e selezioniamo un comune. Stiamo svolgendo i comuni, ecco, entriamo nel comune di Vasto. Il comune di Vasto. Vediamo che nel comune di Vasto sono stati finanziati 7 interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, per annualità, per importo, per decreto di finanziamento. Ne prendiamo uno a caso e vediamo che cosa contiene. Nella schermata principale ci sono contenuti i dati generali che ci dicono il decreto di finanziamento, la descrizione, cioè quindi della tipologia di intervento, si tratta di una frana, la località dove è stato effettuato l'intervento, l'ente proponente, l'importo finanziario e la suddivisione, se l'intervento è stato suddiviso in lotti o ne contiene uno o più di uno. Cliccando la freccia relativa ai lotti,
abbiamo un'altra videata che entra nello specifico e ci dice, oltre i dati che abbiamo appena visto, anche il responsabile del procedimento, le caratteristiche geografiche, cioè l'altitudine, l'esposizione, e ma soprattutto la tipologia di dissesto, la litologia interessata dall'opera e le opere realizzate. In questo caso stiamo parlando di interventi volti alla mitigazione del rischio da frana e una parte per gli interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico. Proseguendo l'analisi del nostro database Rendis, se noi clicchiamo l'italietta in alto a sinistra, andiamo al posizionamento geografico dell'intervento. Il posizionamento geografico ci fa vedere tramite una serie di carte tematiche dove sono posizionati i nostri interventi. Vediamo quanti interventi sono stati realizzati o in corso di realizzazione nel comune di Vasto, dove sono ubicati. In questo caso la carta di base di riferimento è una carta standard, ma noi possiamo inserirci dentro le ortofoto, le cartografie IGM o le cartografie di dettaglio a seconda di quello che vogliamo fare. Possiamo inserire anche la carta delle frane IFFI o la carta di pericolosità idrogeologica. Come vediamo, Rendis ci permette di effettuare una serie di elaborazioni molto molto varie. Possiamo dire che Rendis è uno strumento unico nel suo genere, perché è uno strumento di rapido accesso ai dati sul dissesto idrogeologico, è un'interfaccia reale con le amministrazioni locali, le regioni e gli enti attuatori, e ci permette di approfondire un'analisi conoscitiva delle caratteristiche degli interventi stessi e delle tipologie di opere realizzate. Possiamo per esempio fare delle analisi statistiche sui tipi di opere, oltre che sui tipi di dissesto, vedere quali opere vengono realizzate e se queste opere sono mitigatrici del rischio idrogeologico. Soprattutto, quindi, possiamo produrre dati e scenari a supporto di decisioni politiche e amministrative. Attualmente è l'unico strumento di monitoraggio a scala nazionale focalizzato sugli aspetti tecnici degli interventi.